Bentrovati a Design Diffusion News. Come ogni settimana vediamo insieme quali sono le ultime novità dal mondo del design. Con una collezione vintage, IKEA celebra un importante anniversario. Sono passati 75 anni da quando Ingvar Kamprad fondò IKEA. Da allora l'azienda ha rivoluzionato il modo di concepire gli spazi della casa contemporanea e ha deciso di festeggiare con Gratulera, una collezione vintage un po' nostalgica, riproponendo alcuni dei prodotti preferiti di ogni decennio. Si parte dagli anni 50, dove i legni sono scuri e lo stile è decisamente classico, si passa attraverso gli anni 60, 70, 80 e 90, fino ad arrivare ai 2000. Il passaggio è da un design allegro con colori vivaci per arrivare al look minimalista tipico degli anni 2000, dove i legni sono chiari e i tessuti caratterizzati da motivi grafici iconici. Diletta Tonatto e Atelier OI profumano il design. L'arte è multisensoriale, è proprio il caso di dirlo questa volta. Da un'idea di Atelier OI, guru svizzeri del design, in collaborazione con Tonatto Profumi, nasce l'identità olfattiva di Vinoshi Garden, installazione presentata a Lagenthal in Svizzera, dove design e profumo si fondono per abbattere le barriere tra generi e discipline. Si rievoca e celebra lo spazio della cultura giapponese per portare il visitatore a scoprire uno spazio composto da 1500 fiori di origami, un labirinto olfattivo che fa scoprire le diverse essenze custodite nei fiori fino a raggiungere la sala del tè. Enrico Bartolini è lo chef più stellato d'Italia. Con 6 stelle su 5 ristoranti, il cuoco 38enne conquista un nuovo primato. Dopo aver ricevuto 2 anni fa 4 stelle in un sol colpo, oggi ne ha ben 6. Record assoluto mai successo prima in Italia. La Guida Michelin 2019 ha premiato l'ultimo locale di Bartolini, la Locanda del Sant'Uffizio, nel cuore del Monferrato. Alla Triennale di Milano, COP 70, valori in scatola, fino al 13 gennaio. Una retrospettiva per celebrare Annie Albers, insegnante e artista tessile del Bauhaus, alla Tate Modern fino al 27 gennaio. 120 opere di Basquiat alla Fondazione Louis Vuitton, a Parigi, fino al 14 gennaio. Vi ricordo come sempre che potete seguirci online su designdiffusion.com e sulle nostre pagine social di Facebook, Instagram e LinkedIn. Anche per questa settimana è tutto. Have a Design Week!